Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Oggi video introduttivo sul mio mondo gotico. Guardate quanto è figo questo vestito, vabbè. Poi ve li farò vedere meglio magari in altri video, voglio fare anche video haul, si dice così. Comunque di vestiti, di cose varie. Adesso perdonatemi, ma adesso no perché fa caldo. Però da settembre in poi entriamo finalmente nel periodo dell'anno che più io adoro, cioè la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. È il periodo dell'anno dove io sto benissimo, cioè amo quel periodo, il mio periodo preferito. Non lo so perché, forse perché è un pochino come il sabato per i truzzi. Avete presente quelli che vanno a fare casino? Ecco, quindi il sabato che si preparano, forse il venerdì, vabbè, io queste cose non le conosco. E per me, diciamo che settembre è l'inizio della pacchia perché io adoro l'autunno. Allora, prima di tutto guardate i capelli, si stanno riprendendo, sono molto felice. Adesso poi ci farò un'altra dose, bella fortina di Enè. Così non ho dovuto tagliare perché mi sarebbe dispiaciuto comunque tagliarli, cercherò di recuperarli. Sul colore sono ancora in dubbio, però scrivetemi sempre nei commenti consigli, secondo voi se è meglio che faccio un nero violaceo solo sulle lunghezze, preferite che sto, cioè preferite che scusate, secondo voi sto meglio con un rosso, anche un rosso mogano, oppure un castano, non lo so, comunque scrivete quello che volete, io leggo tutto. Questo sarà un video appunto introduttivo perché io faccio la modella gotica, gothic model, e quindi è proprio il mio mondo. Perché non ho iniziato subito il canale così? Per due motivi che adesso vi dirò. Il primo motivo è che non sempre in Italia tutto ciò che è goth, come si dice, gotico, è apprezzato perché ci sono degli stereotipi sbagliati su questo stile, questa moda, questa cultura. E quindi i miei parenti, il mio fidanzato, mi dicevano: ma forse non sarebbe tanto utile che tu, cioè, inizi subito il canale così, perché poi magari alla gente non piace questo. Forse è meglio che eviti subito di mostrare queste cose. E io, beh, ero un pochino triste, però vabbè, infatti alcuni video, quelli un po' più vecchi, sono certi momenti, come si può dire, non proprio me stessa al 100%, si vede che sono un po' forzata perché appunto non potevo essere come volevo essere, perché non volevo neanche, tra virgolette, turbare il pubblico di queste cose, che poi vabbè, turbare di cosa. Poi farò dei video su tutto ciò che è gotico, quindi sia l'arte, che se non sbaglio dovrebbe essere dal 1144 che si ha l'inizio dell'arte gotica con le cattedrali, specialmente a Parigi se non sbaglio, poi andrò a vedere se ho detto una cosa giusta, perché c'è la divisione quindi tra cultura gotica, moda e l'arte gotica, cioè proprio quella che nella storia dell'arte c'è tantissimo materiale e secondo me è anche molto bella e affascinante. Ci sono monumenti, chiese, cattedrali bellissimi. Voglio fare anche video di questo genere, poi farò anche video esterni in futuro, non voglio sempre fare video qua sul divano, che adesso vedete con questa fantasia così scozzese sotto, perché ho lavato il mio copridivano classico, perché Burino ha deciso di fare le sue solite schifezzine da gatto, era pieno di pelo, quindi ho dovuto lavarlo. In questo video vi faccio vedere un po' di cose che ho in casa, un po' di cose che ho comprato negli ultimi anni, perché io ho una passione specialmente per gli scheletri, fin da quando ero piccola, perché li trovo troppo simpatici, divertenti. Non so come mai, io li trovo uno spasso. Poi, vabbè, sono strana, può essere, sono strana, però mi divertono. Sarà che tutti noi dentro di noi abbiamo uno scheletro? Mi sembra la parte più essenziale, non so, senza farlo
fronzoli, cioè proprio schietto. Questa cosa mi ha sempre divertito. La seconda cosa, se non mi dimenticavo, la seconda cosa per cui appunto non ho subito fatto un canale improntato gotico è anche perché volevo dimostrare alle persone appunto che gli stereotipi a volte sono veramente sbagliati. Io mi sono sentita dire negli anni delle cose tipo sei satanista, sei sempre aiuto, cioè la gente si deve deprimere perché tu ti vesti di scuro e di nero, porti, cioè ti piace vedere gli altri soffrire, tutte assolutamente falsità, cioè delle cose assolutamente false. È esclusivamente un gusto di moda, cioè veramente fine a se stesso per quanto mi riguarda. Come avete potuto vedere dai miei video, io sono assolutamente il contrario, cioè anzi, forse sono fin troppo buona certe volte, dovrei diventare un po' più perfida, però non è la mia attitudine esserlo. E poi, come vi dicevo già nel video della depressione dei demoni, quando uno ha qualcosa che per anni ti ha bollato come persona diversa, tipo io ero molto pallida, non riesco a stare al sole più di 20 minuti, 15-20 minuti, ho dei gusti che non sono mai come la media. La gente quando ero ragazzina mi bullizzava pesantemente per queste cose, ma io poi, col senno di poi, uscendo dai momenti negativi, ho detto vabbè, io queste cose le uso come punto di forza e devo dire che ha funzionato. Quindi questo è stato anche positivo, perché poi alla fine, come si può dire, con l'aspetto, sono riuscita, a ricavarci, un'attività, cioè il massimo. Quindi se anche voi avete qualcosa che, è un difetto, potete anche rigirarlo come pregio. Fate sempre questo ragionamento. Che dire, adesso mi sono trasferita nella nuova casa da un paio di anni neanche, a dicembre farà 2 anni, quindi non è ancora la mia casa, diciamo, definitiva, ma vi faccio vedere un po' di cose che ho già messo. Ho personalizzato il mio armadio perché era bianco, ci volevo dare un po' di tocco goth, quindi ci ho messo dei bellissimi sagome di pipistrello, poi vi dirò magari nell'info box dove l'ho presi. Mi sembra da Amazon. Poi il mio orologio bellissimo con il chitarrista scheletro che adoro. La mia targa vicino alla porta con scritto Keep Out con gli scheletri. La cosa che più mi piace è la porta del bagno perché ho comprato, mi sembra sempre da Amazon, tipo un copriporta che non rovina la porta perché basta metterlo con un po' di nastro biadesivo. E c'è uno scheletro seduto sulla tazza gigante con gli occhi laser e io lo adoro, lo volevo mettere solo per Halloween, però poi mi ci sono affezionata e sta sempre lì. E fa ridere quando magari mi devono consegnare delle cose, arrivano i corrieri se lo vedono perché la porta del bagno è frontale alla porta d'ingresso e rimangono, cioè rimangono un po'. Però ridono perché comunque è fatto tipo cartone animato, cioè io adoro sempre mescolare gotico con anche cose divertenti, non quindi troppo tristi, assolutamente no. Poi vi faccio vedere anche un po' di cose che ho preso per la cucina, tutte le mie tazze sono nere. Alcune poi non so se me le avevano regalate con i punti, adesso non lo so, comunque c'era la collezione di Harry Potter, comunque sono nere, altre le avevo comprate da Emp, ci sono i gatti, i pipistrelli, tutte queste robe che, cioè, a me piacciono troppo, non so che sono strana magari perché in Italia la moda gotica non è particolarmente sentita, è più nei paesi nordici tipo Germania, Svezia, lì c'è tantissimo, in Italia un po' meno. Però cosa volete dire? Che cosa volete che vi dica? Sarà che io sono anche di origine slovena, non lo so, sarà quello. Niente, vi volevo quindi dire che piano piano il mio canale diventerà un pochino più oscuro. Ho anche un sacco di nuove idee che mi sono venute perché allora io potessi fare video di notte.
ma non lo posso fare. E allora devo fare di giorno, giustamente. Però di notte mi vengono delle idee. A volte nel letto comincio a dire: ah, cavolo, posso fare questo, posso fare l'altro. Ovviamente poi mi tengo anche, mi scrivo sull'agenda, io mi scrivo tutto, tutti quelli che voi mi consigliate. A volte mi scrivo, dico: ah, ok, video dei solari, video di quello, video delle maschere, e farò anche quelli che mi avete richiesto, giustamente, anche perché io di solari ne uso parecchi, quindi figuratevi se io non conosco i solari. Ultimamente ne sto usando anche quelli naturali. Non è facile trovare un solare eco bio decente, quindi farò anche il video. Niente, ditemi se vi piace questo mondo, quindi un po' tra virgolette stregonesco, ma sempre per moda, insomma, oscuro, tutte queste cose qua, se vi piacciono le giornate con la pioggia, se vi piacerebbe vedere magari vlog dentro castelli, queste cose qui, cavolo, cioè, io quando ero piccola volevo vivere in un castello, probabilmente sarò la reincarnazione di qualche nobile dell'epoca, sicuramente può essere. Troppo belle queste cose. Cercherò anche di fare in futuro video, perché mi hanno anche chiesto video di trucco. Mi sto esercitando a fare dei trucchi, anche se non sono ancora arrivata a un livello veramente decente, per l'occhio incappucciato, però che abbiano uno stile sempre rocchettaro gotico, più o meno così. Mi sto esercitando, mi sto proprio studiando a volte manuali, sto guardando video per cercare anche di creare qualcosa di decente. Non so se il trucco di oggi vi piace, vabbè, considerate che fa caldo e ogni tanto mi devo spolverare di cipria perché sennò sudo. Quando farà più fresco le cose saranno migliori. Che altro dirvi? Niente, spero che comunque vi piaceranno lo stesso i video, se saranno in chiave più goth. Scrivetemi tutte le vostre impressioni nei commenti, io li leggo tutti. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video.